Benvenuti alla 4524esima puntata di Super Quark. Oggi vi parliamo delle grotte sotto la città di Bari. Siamo in via Petrera, zona Policlinico, la stessa dove avevamo piantato dei fiori per abbellire le buche che grazie a Dio sono state rattoppate, per mostrarvi la voragine. La voragine che si è aperta da quanti giorni? Due? Tre? Tre giorni. Dopo tre giorni è la segnalazione fai da te, guardate, hanno messo il tronco per dimostrare che non è un buco ma è una voragine, è venuto qualcuno a mettere il nastro bianco e rosso imprigionando questa autovettura e segnalare la situazione di pericolo. A guardare ad occhio è ceduto quello che c'era sotto, quindi non si sa se siamo al sicuro, potremmo sprofondare anche noi negli abissi della città di Bari. Ciò che invece noi vorremmo è che queste piccole cose di tutti i giorni fossero risolte in un tempo un po' più veloce, o no? Perché sono pericolose. Si inclina, prego, vada, attento che c'è la voragine. Ovvero, hanno messo il tronco per dirti che c'è la voragine, eh? Beh, vai, arrivederci, vai. Interveniamo presto perché non vorremmo. Chi è il proprietario di questa macchina? Non si sa. Se l'avesse Shabba la macchina, dovesse andare giù. Attenzione, vada piano che c'è la voragine qui, non sappiamo fin dove arriva. Comunque c'è da spostare una macchina imprigionata, ma soprattutto ci sono da fare dei lavori in via Petrera per eliminare quel pericolo. Un pericolo che c'è, lo ricordiamo, da almeno tre giorni.